È uno di quei giorni che ti prende la malinconia. Sì, oggi mi prende una malinconia assassina perché Pirino non abita più qui. Sembra il titolo di un film, ma è la mara verità. Pirino Lopez, il calciatore che ha fatto infiammare milioni di cuori sportivi, ha messo le ali. Il paradiso ha chiamato, lui con la solita generosità che l'ho sempre contraddistinto è andato. Classe 1946, quando arriva al Milan un giovane campione, il Milan ne riconosce le qualità e decide di mandarlo a farsi le ossa nelle serie minori, Salernitana e Savona. Quando ritorna alla base per Nereo Rocco è pronto. Alla prima stagione da titolare vince tutto, scudetto, Coppa delle Coppe e classifica dei cannonieri. A coronare una stagione strepitosa arriva anche la chiamata in nazionale, quindi anche lui diventa campione d'Europa. L'anno seguente andrà ancora meglio, Nereo aveva costruito una gioiosa macchina da guerra e Pirino era la punta che faceva fuori tutti i portieri. Sarà un'altra annata da ricordare, campione d'Europa a Madrid, in una notte che è diventata una magia infinita con quei tre gol all'Ajax che lo collocano nella leggenda. Pirino al settimo cielo, 23 anni ha già vinto tutto, al ritorno da Madrid si regala una meravigliosa Porsche e in una notte d'estate qualcuno lo rincorre per tutta Rimini, Pirino si ferma, era un giovane Teo Teocoli che gli chiedeva la firma, nascerà una grande amicizia. Pirino sarà anche il testimone di nozze del buon Gino Maldera, compagno e amico di mille battaglie con il Milan, come quella della Bombonera, dove un calcio alla schiena, sferratogli dal vigliacco portiere delle Studiantes, lo mette fuori causa. A rientro in Italia, lui e il buon Nestor Combin sono i più malconci, addirittura un radiomotore capta il dialogo tra i due piloti dell'aereo che sta riportando a casa i campioni del mondo. Capisce una cosa per un'altra, Pirino è morto, la notizia in un attimo rimbalza nelle redazioni dei vari quotidiani, fortunatamente è subito smentita proprio dai due piloti. Pirino aveva per i colori rossoneri un grande amore, ma fu tradito e dopo valanghe di gol e vittorie la società decide di cederlo. Andrà a far felice la platea giallorossa della Roma, con essa arriva al terzo posto in un campionato, quello del 74-75, che i giallorossi ancora oggi ricordano. Quando ci trovavamo mi diceva, Vale, per me il Milan è stata la moglie, la Roma l'amante. Lui ha saputo dividere equamente il suo cuore tra due popoli calcistici e loro hanno saputo ricambiarlo con tutto l'amore del mondo. Ti ricordo nell'ultima telefonata, Timità e Nereo, la tua solita risata, poi ciao Vale. Il mio abbraccio va alla tua famiglia, amico mio, e a Bruno, che con i tuoi figli ha saputo starti vicino con infinito affetto, che se ne dica. Oggi sei volato lassù, mi piace immaginare che ti abbia ricevuto l'amato Paron. Sicuramente anche lui sarà commosso perché riabbraccerà il suo Pierino. Noi invece restiamo qui. Ci restano tantissimi ricordi e un grande dolore, quello di non averti potuto dire un'ultima volta. Ciao Pirino e grazie di tutto.